cerchiamo di affrontare in queste ultime lezioni i due argomenti che ci sono rimasti. Dobbiamo approfondire alcuni concetti sulla rappresentazione dell'informazione e poi l'introduzione alla gestione dei file, e la settimana prossima faremo un po' di esercizi essenzialmente sui file e degli esercizi riepilogativi. Ormai più o meno siamo arrivati alla conclusione degli argomenti. Allora, qualche osservazione sulla rappresentazione delle informazioni. Innanzitutto, tutto quello che noi rappresentiamo all'interno di un calcolatore deve essere in qualche maniera codificato per passare da una rappresentazione, così dire, del continuo a una rappresentazione del discreto. Ora, è chiaro che a livello fisico noi abbiamo a che fare come unico strumento di memorizzazione è la memoria centrale, quindi l'organizzazione in registri, la rappresentazione di tutto ciò che vogliamo codificare all'interno del nostro calcolatore mediante delle stringhe di bit. Quindi stringhe di bit, con le stringhe di bit rappresenteremo testo, suoni, immagini, tutto quello che vogliamo rappresentare all'interno del nostro sistema. Abbiamo ragionato già all'inizio del corso sulla rappresentazione dei dati nei registri e ci siamo chiesti: ma se io devo rappresentare, poiché tutte le informazioni sono rappresentate mediante stringhe di bit, se devo rappresentare una certa informazione, per esempio un carattere, di quanti bit ho bisogno? Se devo rappresentare un'immagine, di quanti bit ho bisogno? E in base alla dimensione della struttura dati con la quale noi memorizziamo le informazioni, chiaramente questo ha effetto sulla velocità con la quale, per esempio, riusciamo a scaricare immagini, un video e quant'altro. Allora, per rispondere concretamente a queste domande, bisogna capire due cose. Poiché il mondo reale è caratterizzato da informazioni che sono rappresentate nel continuo, ma quando passiamo dal mondo reale al mondo simulato, vale a dire memorizziamo le informazioni sul nostro calcolatore, dobbiamo fare un processo cosiddetto di digitalizzazione, cioè passiamo da un dato reale a un dato rappresentato mediante una stringa di bit, dobbiamo studiare questo processo che permette ad un elaboratore o a un dispositivo multimediale di trasformare le informazioni in dati sui quali il calcolatore, i programmi che lavorano su di esso, possono agire. Allora, che significa passare dal continuo al discreto? Consideriamo, per capire questo meccanismo, consideriamo un segnale monodimensionale, ad esempio un suono. Quando sentiamo un suono, il nostro timpano è perturbato da un'onda di pressione. Un sistema di riproduzione analogica converte l'onda di pressione in onda di tensione elettrica. Ragazzi, qui siamo tutti nell'analogico, cioè abbiamo un'onda di pressione che diventa un segnale elettrico continuo. Per digitalizzazione si intende la rappresentazione di un qualunque fenomeno o oggetto fisico attraverso una sequenza di numeri. La digitalizzazione consente di rappresentare un qualunque oggetto o fenomeno all'interno della memoria del computer e ad un calcolatore di interagire, analizzare, modificare le rappresentazioni di vari oggetti. Quindi, se io sto guardando la rappresentazione di questo fenomeno fisico, possiamo avere che a rappresentare un suono è un segnale elettrico che rappresenta quest'onda di pressione. Però io poi questo segnale elettrico lo devo memorizzare dentro al computer, cioè lo devo digitalizzare. Quindi la domanda è: come faccio a passare da una grandezza analogica che varia con continuità nel tempo ad una grandezza discreta? Allora, per fare
questo passaggio occorre fare essenzialmente tre cose. Quindi adesso cerchiamo di capire il processo che avviene normalmente quando un dato viene poi archiviato all'interno di un calcolatore. Ragazzi, immaginate tutta la sensoristica che viene messa sulle linee di produzione segue più o meno questo percorso. Se io devo controllare, che so, una linea di produzione che sta producendo dei cavi, allora io ho un segnale elettrico che mi dice per esempio lo spessore della guaina di questo cavo. Questo segnale elettrico viene inviato tramite questo sensore ad un convertitore analogico digitale che prende questo dato in tensione, lo sottopone a queste operazioni, lo trasforma in un numero che è memorizzato all'interno del calcolatore. Quindi campionare, quantizzare e codificare. Campionare, innanzitutto abbiamo detto che per conservare un segnale, per farlo passare dal continuo al discreto, devo passare da un segnale che varia con continuità ad un segnale campionato. Quindi io se ho un segnale, qui si vede poco, se ho un segnale che varia nel tempo in questa maniera, io piuttosto che prendermi questo segnale continuo lo campiono, cioè effettuo ogni tot intervallo di tempo una misura. Quindi sono passato da un segnale che varia con continuità nel tempo a un segnale discreto, vale a dire io non ho più un segnale che varia con continuità, ma ho un numero finito di campioni. E qui avete studiato in altri corsi qual è, o studierete, adesso non mi ricordo bene a che punto siete, qual è la frequenza di campionamento minima per poter ricostruire senza errore un segnale. Quindi in base alla frequenza, alla velocità con la quale varia il segnale, quindi alla sua frequenza, io posso scegliere qual è la frequenza di campionamento minima che mi consente di ricostruire il segnale senza perdita. E quindi una volta che mi sono messo in una frequenza di campionamento giusta, io sono in grado di ricostruire il segnale. Però sono passato in questo momento da una rappresentazione continua del mio segnale a una rappresentazione discreta mediante un numero finito di campioni. Quantizzare che cosa significa? Quantizzare significa che se io ho un certo intervallo di valori che posso rappresentare nel mio registro, allora io posso decidere di prendere il segnale analogico, di dividerlo in quanti, e ciascun quanto viene rappresentato da uno e un solo valore. Quindi se io posso avere per esempio nella mia rappresentazione 8 valori distinti, allora è come se io stessi facendo una specie di sogliatura di questo segnale. Mentre questo varia con continuità, allora a tutti i valori che fanno parte di questo intervallo io associo quest'unico valore numerico e così via. Quindi quantizzare significa passare da una rappresentazione del mio dato in ingresso in una codifica di tipo digitale. A questo punto io ho rappresentato, avevo un segnale continuo, l'ho campionato, cioè prendo dei valori ogni tot intervallo di tempo. Questi valori li rappresento mediante una codifica digitale. La rappresentazione di questi numeri viene codificata nei registri. Quindi il processo è questo, vedete, l'operatore di codifica trasforma i valori numerici forniti dal quantizzatore in cifre binarie. Quindi una volta che io ho stabilito che nel mio registro ho per esempio un registro di 8 bit, quindi ho 256 valori possibili, allora io prendo l'intervallo dei valori che voglio rappresentare e lo divido in 256 parti. Dopodiché, al variare del valore in questo range, che va da questo valore minimo a questo valore massimo, mediante questa quantizzazione io associo uno e un sol valore. Quindi
tutti i dati che saranno contenuti in questo intervallo verranno rappresentati con una sola sequenza, con un solo valore numerico al quale corrisponde una ben definita sequenza di bit. Questa sequenza di bit viene memorizzata nel mio registro. Quindi abbiamo capito che attraverso questo meccanismo io tutta una serie di informazioni che vengono acquisiti nel mio sistema vengono trasformati in stringhe di bit e memorizzate all'interno del mio calcolatore. Queste stringhe di bit rappresentano il dato con il quale abbiamo a che fare. Ora, per esempio, se stiamo trattando un'immagine, voi sapete che le immagini sono rappresentate mediante delle matrici di punti. Un'immagine in bianco e in nero, per esempio, è fatta da una serie di punti ai quali corrisponde un valore numerico, per esempio un valore numerici compresi tra 0 e 255 ci danno delle immagini a livelli di grigio dove ogni livello di grigio varia dal valore 0 al valore 255. Allora, un'immagine che cos'è? Un'immagine è una matrice di punti dove ogni punto è caratterizzato da un valore numerico, quindi alla fine un'immagine è una matrice di numeri interi, un'immagine a livelli di grigio è una matrice di numeri interi dove ogni numero intero può assumere un valore che varia da 0 a 255. Di quanti byte ho bisogno? Beh, se la rappresento con valori che vanno da 0 a 255, per ogni singolo pixel mi basta un byte, quindi avrò una matrice di n per m byte. La dimensione della matrice dipende dall'ampiezza dell'immagine che sto memorizzando. Giusto per darvi un ulteriore piccolo esempio, allora, questa è un'immagine reale, questa è un'immagine memorizzata all'interno del mio sistema. È chiaro che quanto più fine è la rappresentazione, cioè quanto più elevato è il numero di punti, allora tanto meno voi vedrete questi effetti di bordo e quindi tanto più fedele sarà la mia rappresentazione. Ma voi siete bravissimi in queste cose, se prendete un'immagine digitale e la ingrandite, oltre a un certo livello dell'ingrandimento vedete la grana, cioè i pixel che hanno una dimensione di un quadratino che ha un colore uniforme. Quindi ovviamente riducendo l'ingrandimento l'occhio integra e quindi io vedo il bordo come se fosse continuo, ma questo spingendo al massimo l'ingrandimento si vede qual è l'informazione che viene memorizzata all'interno del sistema. Vabbè, questi erano giusto dei rapidi cenni su il meccanismo di conversione analogico-digitale. Perché ne abbiamo parlato più volte e quindi mi sembrava utile fare questa considerazione. Allora, una volta che abbiamo capito che all'interno del calcolatore tutto è rappresentato mediante stringhe di bit, adesso scendiamo un po' più nel dettaglio a vedere tra queste rappresentazioni quali sono quelle con le quali noi più usualmente lavoriamo. Allora, nell'esempio che abbiamo visto prima, se io devo acquisire un segnale che rappresenta per esempio un suono, abbiamo detto che questo viene convertito in un segnale elettrico, il segnale elettrico viene campionato, quantizzato e codificato e rappresentato per esempio con un numero intero. Nell'ambito di questo corso noi abbiamo lavorato tipicamente su informazioni che sono numeri. Nel corso che faccio per esempio di intelligenza artificiale lavoriamo anche su dati di tipo immagine. Allora, una volta capito che l'immagine è una matrice di punti fatti in una certa maniera, io lavoro su questa matrice numerica per fare una serie di operazioni che so, estrazione di contorno, individuazione di oggetti all'interno di questa immagine e cose di questo tipo che vanno ovviamente al di là degli scopi di questo corso.
Quindi questo costo abbiamo trattato essenzialmente informazioni di tipo caratteri, numeri interi e numeri reali, e quindi adesso approfondiamo gli aspetti legati alla rappresentazione di questi dati, che sono poi i tipi di dati elementari che abbiamo studiato nel linguaggio C++. Allora, per quanto riguarda la rappresentazione dei caratteri, abbiamo visto che abbiamo usato la codifica ASCII, abbiamo discusso a lungo di questa codifica, ne abbiamo viste le caratteristiche. Su questo vado rapidamente perché c'è poco altro da aggiungere rispetto a quello che già abbiamo discusso. Per quanto riguarda la rappresentazione dei numeri, dobbiamo ragionare in maniera un po' più approfondita su alcuni concetti. Innanzitutto la cardinalità, poi la base della rappresentazione. La cardinalità è il numero totale di elementi da rappresentare. Ci siamo posti questo problema perché ovviamente nel caso dei numeri interi, ad esempio, noi sappiamo che i numeri interi sono infiniti. Allora, la cardinalità di questo spazio è una di questo insieme è una cardinalità infinita. Ovviamente il concetto di infinito non fa parte del nostro sistema di calcolo e quindi abbiamo detto, va bene, io devo scegliere di rappresentare non tutti i numeri possibili, ma un sottoinsieme dei numeri interi rappresentati all'interno dei miei registri. Quindi la prima cosa è la cardinalità, la seconda cosa è la base di rappresentazione, cioè questi numeri come li rappresento. Noi tipicamente lavoriamo come esseri umani in base 10, ma abbiamo visto che per il calcolatore la base di numerazione tipica è la base 2. Quindi quando rappresentiamo un numero intero all'interno dei registri di un calcolatore c'è sempre innanzitutto un passaggio da base 10 a base 2, dopodiché il numero rappresentato in binario viene memorizzato all'interno del nostro sistema. Esistono vari tipi di numerazioni, quindi un esempio di rappresentazione con i numeri romani, la base di numerazione araba con le ben note cifre è quella che noi utilizziamo, e il motivo per il quale noi utilizziamo questa rappresentazione dei numeri piuttosto che ad esempio la rappresentazione dei numeri reali, qual è secondo voi il motivo fondamentale per il quale si è passati da questa rappresentazione a questo tipo di rappresentazione? Proprio nell'uso quotidiano, perché la rappresentazione con i numeri romani era? Ma l'immediatezza è una codifica, io vedo questo significa 3, questo significa 60, questo e così via, non mi sembra, sono dei sì. Per le operazioni. Le operazioni. Il problema è che le operazioni con i numeri romani erano proprio complicate, cioè loro utilizzavano una sorta di pallottolieri per poter effettuare le operazioni, perché questa codifica rendeva complesse le operazioni. Allora, il sistema di numerazione araba è stato poi universalmente utilizzato perché, essendo una aritmetica posizionale, rende molto più facile effettuare le operazioni. In generale, quando noi abbiamo una rappresentazione in base B, abbiamo B cifre, e ovviamente nel calcolatore si è scelta la rappresentazione binaria perché ci consente di avere due cifre. All'inizio del corso abbiamo ragionato perché la rappresentazione binaria è molto efficiente. Se vi ricordate, la conclusione che ne abbiamo tratto è che al momento, avendo a disposizione circuiti come i flip flop che ci consentono di rappresentare in maniera stabile una informazione tipo binario associabile a un valore, al valore 0 e al valore 1, allora i registri sono fatti come aggregati di questi flip flop elementari, e quindi un registro è un aggregato di bit.
Quindi la rappresentazione interna al calcolatore farà sempre è da sempre una rappresentazione binaria. Ciò non significa che un giorno, quale si inventeranno dei circuiti decastabili che possono mantenere con un piccolo dispendio energetico stabilmente un valore, 10 valori diversi, allora nulla vieta di poter avere una rappresentazione decimale direttamente all'interno del calcolatore. Per il momento questo non è, e quindi la rappresentazione universalmente usata è la rappresentazione in base 2. Quindi dicevamo, se devo passare da un numero in base 10 a un numero in base 2, devo fare una conversione. Se devo passare da un numero in base qualsiasi a un numero in base 10, devo effettuare un meccanismo di conversione, di cambiamento di base inverso. Allora, abbiamo detto che la rappresentazione dei numeri è una rappresentazione posizionale. Vale a dire, ogni cifra nel numero rappresenta, è pesata per la potenza della base di numerazione. Quindi quando noi scriviamo per esempio un numero in questa forma, allora qual è il valore che stiamo rappresentando? Indipendentemente dalla base, se io ho questa sequenza di cifre, 32 cifre per esempio, da D0, D1, D2, D31, questo è un numero a 32 cifre. Qual è il valore che è scritto in questo numero? Allora, qui dipende dalla base di numerazione, perché a seconda della base di numerazione abbiamo un numero diverso di cifre. Se questo numero di 32 cifre è la rappresentazione di un certo numero n in base b, allora come faccio a sapere qual è il numero n che è rappresentato da questa sequenza di cifre? Semplicemente devo moltiplicare ciascuna cifra per la corrispondente potenza della base di numerazione e sommare. Quindi questo sarà D31 per D alla 31 più D30 per D alla 30 e così via. Allora, abbiamo capito che indipendentemente dalla base di numerazione, il numero n in una certa base è rappresentato da un insieme di cifre e ciascuna cifra è pesata e moltiplicata per la corrispondente potenza della base di numerazione. È una rappresentazione posizionale perché ciascuna cifra ha un peso diverso a seconda della posizione nella quale si trova all'interno della stringa. Per esempio, se io guardo in base 2, ho ovviamente solo le cifre 0, 1, ho questo numero 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, mi chiedo quale numero è scritto qui dentro. Allora, se voglio convertire questo numero da base 2 a base 10, basta semplicemente che moltiplico ciascuna cifra per la corrispondente potenza della base di numerazione. Allora, questa è la cifra più significativa. Quali cifre sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi le potenze sono 0, 1 fino a 6. Questo è moltiplicato per 2 alla 6, più per 2 alla 5, più 1 per 2 alla 4 e così via. Faccio i conti e ottengo questo numero. Notate che questo numero di 7 cifre in binario è un numero rappresentato con 2 cifre in base 10. Alla stessa maniera, se io considero la base 16 e guardo il numero, la sequenza 5, 2, 4 e voglio calcolare, voglio capire qual è questo numero rappresentato in base 16, innanzitutto essendo la base, avendo la base 16, io devo avere 16 cifre. Le 16 cifre sono le cifre da 0 a 9, più convenzionalmente si aggiungono le cifre A, B, i caratteri A, B, C, D, eccetera, eccetera. Allora, il numero 524 in base 16 sarà, ovviamente le potenze sono 0, 1, 2, quindi 5 per 16 al quadrato, più 2 per 16 alla 1, più 4 per 16 alla 0, cioè per 1, e otteniamo questo cifro, questo numero in base 10. Notate che stavolta abbiamo che 3 cifre in base 16 corrispondono a 4 cifre in base decimale.
Quindi capite che più grande è la base di numerazione, minore sarà il numero di cifre che mi occorreranno per rappresentare il numero. Quindi la base 16 è più grande della base 10, ho meno cifre per rappresentare lo stesso numero, mentre in base 2 ho bisogno di più cifre per rappresentare il nostro numero. I meccanismi di conversione da una base all'altra, allora in generale, se io vi dicessi partendo da una base n, come faccio a trovare il numero in un'altra base m? Per esempio, vi do un numero in base 3 e vorrei avere la stessa sequenza, lo stesso numero rappresentato però in base 7. Allora, per fare questa operazione, tipicamente si passa dalla base 3 alla base 10. In che modo? Andando a trovare il numero moltiplicando ciascuna cifra per la corrispondente potenza della base di numerazione. Ottenuto il numero in base 10, lo si converte poi da base 10 a base 7, e questo penso che alle scuole medie in genere si fanno i cambiamenti di base utilizzando la tecnica delle divisioni successive che vedremo tra un attimo. Ma quando le potenze, quando le basi di numerazione di partenza e di arrivo sono legate tra di loro in una maniera particolare, sono per esempio basi di numerazione che rappresentano potenze della stessa base di numerazione 2. Questo avviene per esempio per passare da una base 16 a base 2. 16 sarebbe 2 alla quarta, 2 è 2 ovviamente. Allora in questi casi noi possiamo sempre usare la tecnica generale che ci fa passare dalla base 16 alla base 10 e poi dalla base 10 alla base 2, ma esiste un meccanismo più veloce. Basta rappresentare ciascuna cifra nella base di numerazione con la corrispondente rappresentazione in binario. Quindi per esempio 3, ovviamente poiché la base 16 è 2 alla quarta, mentre la base 2 è 2 alla 1, ogni cifra rappresentata in base 16 deve essere scritta su 4 bit. Quindi per esempio il valore 3, che in binario è 1 1, io lo scrivo come 0 0 1 1. F, che sarebbe il valore 15, è 1 1 1. 9 è rappresentato come 1001. Metto insieme questa sequenza di bit e ottengo la rappresentazione di questo numero in base da base direttamente da base 16 a base 2. Ok? Ovviamente qua questi due bit li ho troncati perché erano nella parte più estrema, ma se 3 fosse stato al centro avrei avuto questi più 0011 qui e tutto il resto. Quindi dovete rappresentare ciascuna cifra con un numero di bit corrispondente alla potenza della base di numerazione. Allora per esempio, se io volessi passare da base 16 a base 8, che cosa dovrei fare? O se volete, se ho un numero qui in base 8 e lo voglio passare in base 2, che cosa dovrei fare? Da 8 a 2 basta che ciascuna cifra la rappresento su 3 bit perché 2 al cubo fa 8. Se volessi andare da base 16 a base 8, molto velocemente, ciascuna cifra la rappresento, la porto in binario, quindi mi porto nella base più piccola, dopodiché raggruppo queste cifre a 3 a 3, perché da base 2 a 8 il rapporto è sempre 2 al cubo, e ottengo, rappresentandole a 3 a 3, la corrispondente cifra in aritmetica ottale. Quindi quando i passaggi di base sono tali che le basi di partenza e di arrivo
sono potenze dello stesso valore, sono potenze della base 2, allora questi passaggi sono, potenze ad esempio della base 2, questi passaggi sono molto più semplici. Abbiamo detto quale base usare. La decimale è naturale per gli esseri umani. L'esadecimale è utile per esaminare lunghe stringhe di bit. Allora, quando rappresentiamo dati nei registri a 64 bit, piuttosto che scrivere 64 bit, che è un numero molto grande, tipicamente si utilizza la rappresentazione esadecimale. Chiaramente, su rappresentazione esadecimale, 64 bit mi diventano 8 cifre esadecimali e quindi la rappresentazione è molto più compatta. Ma in ogni caso la rappresentazione che viene utilizzata all'interno dei registri del calcolatore è la rappresentazione binaria. Quindi, come dire, queste due le utilizziamo noi, la decimale è ovviamente naturale per gli esseri umani, l'esadecimale la utilizziamo quando vogliamo rappresentare il contenuto dei registri del calcolatore in forma più sintetica. Ma alla fine il dato vero sul quale lavora la circuiteria fisica, l'hardware del nostro sistema, è una rappresentazione di tipo binario. Perché non usare una codifica binaria della rappresentazione in base 10? Avete capito la domanda? Il senso che sto dicendo è questo. Va bene, ma se io ho questa rappresentazione, abbiamo capito che i registri contengono valori binari, quindi nei registri ci sono scritti solo 0 e 1. Ma allora, se io devo rappresentare il numero 127, perché non mi rappresento in binario 1, in binario 2, in binario 7? Non sarebbe una rappresentazione più semplice? Quale potrebbe essere il problema? Tenete conto che anni addietro si utilizzavano questi due tipi di rappresentazioni, erano spesso usate nei calcolatori, tant'è che c'erano calcolatori per applicazioni commerciali che utilizzavano una rappresentazione dei dati che codificava i caratteri in stringhe di bit, ma lavorava sui caratteri, e poi c'erano invece i calcolatori per applicazioni tecnico-scientifiche dove invece si usava direttamente l'aritmetica in binario. Ma in buona sostanza, perché io i numeri non li rappresento utilizzando la codifica in bit delle singole cifre che li compongono? Allora, innanzitutto occupano più spazio, perché immaginate un numero, se io voglio rappresentare un numero di 3 cifre, ho bisogno, perlomeno se devo rappresentare le cifre, mi serviranno, diciamo, almeno 4 bit per ogni cifra se devo rappresentare le cifre da 0 a 9, quindi 3 cifre mi serviranno 12 bit, ma su 3 cifre rappresento valori che vanno da 0 a 999, su 12 bit sto ben oltre il miliardo di valori che posso rappresentare in aritmetica binaria. Quindi innanzitutto c'è occupano più spazio. Ma lo spazio è un problema, ma non è il problema principale. È la difficoltà nel fare le operazioni, perché non, per fare le operazioni comunque devo andare, dovrei definirmi un'aritmetica basata sulle codifiche delle cifre e capire se faccio 7 più 3 e mi viene 10, come faccio a rappresentare l'operazione e a rappresentare poi il risultato? Quindi il problema è legato sia alla occupazione, ma sia alla difficoltà di realizzare le operazioni aritmetiche in hardware, perché noi abbiamo detto che c'è l'unità aritmetico-logica che direttamente nella sua circuiteria effettua le operazioni aritmetiche tra i numeri. Quindi la rappresentazione che io uso deve comunque consentire di avere una circuiteria elettronica che in maniera efficiente fa le operazioni sui numeri all'interno del nostro sistema.
come si fa a convertire un numero da una base 10, da una base 10 a una qualunque base, per esempio la base 2. Abbiamo detto che per effettuare questa conversione, questo è una cosa che sapete bene, bisogna fare una sequenza di divisioni successive. Per esempio, se voglio rappresentare il numero 43 in binario, allora io prima faccio 43 diviso 2. Ora, il resto che ottengo deve essere chiaramente più piccolo del divisore. Quindi, se sto passando, per esempio, da base di numerazione 10 a base di numerazione 3, i resti che otterrò potranno essere cifre che sono 0, 1, 2, cioè le cifre che posso rappresentare in quella base di numerazione. Allora, si fanno, la regola è, si fa questa sequenza di divisioni successive per 2, si prende il risultato e si valuta il resto. Il risultato viene ancora diviso per 2, eccetera, eccetera, fino a ottenere un risultato pari a 0. A questo punto il numero si fa prendendo le cifre in ordine inverso, quindi il numero si rappresenta come 1, 0, 1, 0, 1, 1. Quindi l'ultima è la cifra più significativa, la prima che ottengo è la cifra meno significativa. L'aritmetica in base 2 ha delle regole che sono molto simili a quelle che avete usato nell'aritmetica usuale in base 10. Allora, per esempio, con l'operatore di somma abbiamo che 0 più 0 fa 0, 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1, 1 più 1 farebbe 2, ma 2 si rappresenta come 1, 0. È come quando nell'aritmetica decimale fate 9 più 1, 9 più 1 fa 10, ma 10 si rappresenta come 1, 0. 1, 0 sarebbe 0 unità, una coppia, come nell'aritmetica decimale 10 è 0 unità, una decina e così via. Le stesse regole semplici valgono per l'operazione di prodotto: 0 per 0 fa 0, 0 per 1 fa 0, 1 per 0 fa 0, 1 per 1 fa 1. Come si fanno le operazioni in aritmetica binaria? Allora, dato che valgono tutte le stesse regole dell'aritmetica in base 10, quando facciamo le operazioni in binario seguiamo esattamente le stesse regole. Quindi, se io voglio effettuare questa somma, allora faccio 1 più 0 fa 1, 1 più 1 fa 1, 0, quindi scrivo 0 e riporto 1. 1 più 1 fa 1, 0, più 1 di riporto fa 1, 1, e quindi ho ottenuto il risultato. E la stessa cosa in invece, perdiamo tempo, vale ovviamente per le operazioni di prodotto. Aritmetica dei registri, cioè, fino adesso abbiamo ragionato sui numeri interi esattamente facendo un cambiamento di base, questo cambiamento di base non ha cambiato la natura di questi numeri. Come abbiamo infiniti numeri che posso rappresentare in base 10, alla stessa maniera ho infiniti numeri che posso rappresentare in base 2. Ma quando passiamo dall'aritmetica del mondo reale all'aritmetica dei registri, allora la difficoltà che abbiamo è che stavolta il nostro insieme di numeri è un insieme di numeri fatto da un numero finito di cifre. Questo numero finito di cifre è dato dalla dimensione in bit del nostro registro. Quindi i registri di memoria sono supporti di lunghezza finita, e questo ovviamente impone delle restrizioni all'insieme dei numeri che sono rappresentabili. Poiché, come abbiamo visto più volte in passato, abbiamo detto che in un registro a n bit abbiamo 2 alla n possibili configurazioni. Vi ricordate? 2 alla n sono le disposizioni semplici di due oggetti su n posti. Quindi, quale che sia, ragazzi, quindi su un registro di n bit io più di 2 alla n cose diverse non ci posso scrivere. Allora,
Ad esempio, se ho 8 bit, posso scrivere 256 cose diverse. Se adotto la rappresentazione binaria, potrei scrivere in questo registro i valori numerici nell'intervallo 0-255, dove a ogni valore numerico corrisponde, come stringa di bit, la conversione di quel numero da base 10 a base 2. Chiaro? Quindi la cosa più semplice che posso fare è, se devo rappresentare dei numeri, che ogni numero ha una rappresentazione in bit che corrisponde proprio alla conversione di quel numero da base 10 a base 2. Ovviamente nulla mi vieterebbe di adottare una codifica diversa, ma questa è la codifica più ovvia e naturale ed è la codifica che mi permette di effettuare le operazioni esattamente come si fa nell'algebra usuale. Quindi, se io adotto come rappresentazione proprio quella binaria, allora io posso effettuare direttamente le operazioni in binario. E il risultato sarà la rappresentazione in binario di quel risultato. Quindi, se io dovessi fare la somma 7 più 6, posso fare in decimale, 7 più 6 fa 13, ma la posso fare in binario e, fatta questa operazione in binario, quello che ottengo qui è la rappresentazione in binario del valore decimale, cioè il valore 13 scritto in binario. Quindi, ragazzi, questo è un passaggio fondamentale, cioè le rappresentazioni che si usano nei registri devono essere tali che le operazioni fatte sulle rappresentazioni producono un numero che è la rappresentazione del risultato in questa base, ok? Quindi se io faccio un'operazione in binario, la stringa binaria che ottengo deve essere la rappresentazione in binario del risultato che avrei ottenuto in base 10. Questa è una proprietà importante, che vi può sembrare banale e intuitiva, ma è una proprietà importante e vedremo tra un attimo a che cosa ci serve. Parlavamo dell'aritmetica dei registri. Perché l'aritmetica dei registri è diversa dall'aritmetica usuale? Proviamo a ragionare su questo aspetto. Allora, non ci sono problemi nel caso in cui l'operazione produce un risultato rappresentabile nel registro. Cioè, se io ho un registro di n bit, posso rappresentare 2 alla n cose diverse. Quindi, per esempio, su 8 bit rappresenti i valori da 0 a 255. Se faccio l'operazione 7 più 6 che fa 13, perfetto, 13 fa ancora parte di questo intervallo. Ma se faccio l'operazione 150 più 130, mi viene un numero che è più grande di 255. Questo numero non è rappresentabile nel registro. E allora che succede? Dicevamo, nessun problema se il numero che ottengo è rappresentabile all'interno del mio registro. Ma se il numero che ottengo non è rappresentabile all'interno del mio registro, per esempio 237 più 137 che fa 374, io faccio queste operazioni, ma che succede? Succede che il bit più significativo trabocca. E che cosa mi rimane qui dentro? Nella parte rimanente del registro, che cosa mi rimane? Mi rimane il resto modulo 2 alla n del valore. Quindi mi rimane 374 meno 256, questo è il valore che mi trovo scritto qui dentro. Allora, abbiamo capito che i dati rappresentati nel mio registro rappresentano, per così dire, una classe di equivalenza modulo b alla n. Cioè, se io facessi l'operazione x, un qualunque valore x più b alla n, il risultato che mi rimane nel registro qual è? È proprio x. Se io faccio questo valore più 256, 256 come si scrive? 1 tutti zeri. Quello che mi rimane qui dentro è proprio il valore di partenza.
Ecco perché si chiama una classe di equivalenza modulo B alla n, perché i valori x, x più 2 alla n, x più 2 per 2 alla n, x più k 2 alla n, si rappresentano sempre con lo stesso valore x. Quindi un valore contenuto in un registro è una classe di equivalenza modulo B alla n, perché qualunque valore x compreso nell'intervallo 0 b alla n meno 1 è rappresentato, è identico come rappresentazione a quel valore x più o meno k volte b alla n, perché i bit più significativi traboccano e nel registro mi rimane proprio il resto modulo 2 alla n del valore. Ragazzi, questa cosa vi è chiara? Allora, andiamo un pochino avanti. Ovviamente fino adesso abbiamo visto tutto quello che succede se io devo rappresentare i numeri interi positivi, ma se devo rappresentare anche i numeri negativi come faccio? Allora, una prima cosa che ci può venire in mente è quella di dire: vabbè, ma io adotto una rappresentazione che si chiama per segno e modulo, un po' come facciamo noi nel modello carta e penna. Devo scrivere un numero negativo, ragazzi, devo scrivere un numero negativo e io scrivo meno 27, quindi ho il simbolo meno e poi il modulo del numero. Allora, la stessa cosa potrei fare nell'aritmetica binaria. In fondo il segno può essere o positivo o negativo, allora potrei associare un bit all'informazione segno e dire per convenzione che quando il bit è 0, per esempio, il numero è positivo, quando il bit è 1, il numero è negativo. Allora, degli n bit che ho a disposizione per rappresentare il mio dato, il primo bit lo tolgo via e lo utilizzo per il segno, quindi mi rimangono n-1 bit per rappresentare il mio valore. Beh, allora, i valori che possiamo rappresentare sono ovviamente 2 alla n-1, quindi avendo n-1 bit, quanti valori diversi posso rappresentare? 2 alla posso rappresentare 2 alla n-1 valori diversi, cioè per esempio i numeri che vanno da 0 a 2 alla n-1 meno 1. Allora, prendendoli con segno, io posso prendere i valori che vanno da meno questo valore a più questo valore, quindi in valore assoluto il numero massimo che posso rappresentare è 2 alla n-1 meno 1, e quindi posso fare meno questo valore più questo valore. Chiaramente qui c'è un'ambiguità, perché ad esempio il valore 0 è rappresentato come lo 0 negativo e lo 0 positivo, cioè quando il mio modulo è tutti zeri, qua ci posso mettere il bit 1 e il bit 0, quindi la prima cosa un po' ambigua è la cosiddetta doppia rappresentazione dello 0. E poi il problema è che le operazioni diventano complicate. Perché secondo voi le operazioni diventano complicate? Ragazzi, è per cortesia, su. Perché le operazioni diventano complicate? Se devo fare delle operazioni algebriche, supponete che devo fare una sottrazione. Devo sottrarre x a y, ma x può essere un numero positivo o può essere un numero negativo. Allora io dovrei andare a guardare, in base all'operazione che devo fare e in base al segno del mio registro, del mio numero, devo capire se sto facendo un'operazione di addizione o un'operazione di sottrazione. Ragazzi, questo è tutto quello che deve essere fatto in hardware. Cioè, qui dovete immaginare che i bit sono contenuti nei registri. Come abbiamo visto all'inizio del corso, questi registri vengono, i bit di questi registri vengono mandati all'unità aritmetico-logica, la quale deve fare quattro operazioni. E
andare a decidere in base al segno del valore se faccio un'addizione o una sottrazione è una cosa che rende complessa la decisione e di conseguenza complessa la circuiteria che deve realizzare queste operazioni in hardware. Quindi tutto quello che noi cerchiamo di fare nella rappresentazione è di rendere veloci ed efficienti le operazioni che vengono realizzate dall'unità aritmetico-logica. Allora, qualcuno si è inventato questa cosiddetta rappresentazione per complementi alla base. Qual è l'idea? Cerchiamo di capire qual è l'idea e poi ci ragioniamo. Allora, l'idea è sostanzialmente questa. Se io devo rappresentare dei numeri positivi e dei numeri negativi, allora, facciamo il caso che stiamo su 3D. Allora, i numeri che posso rappresentare, indipendentemente dal significato che do a questo valore rappresentato nel registro, sono per esempio allora, più di su 3 bit, più di questa roba non posso rappresentare. Allora, io potrei dire, guarda, ma se voglio rappresentare numeri positivi e numeri negativi, allora dovrei scegliere alcune di queste configurazioni e associarle ai valori negativi. Allora, l'idea qual è? Il valore 0 sarebbe 0, 0, 0, qua abbiamo 0, 0, 1, qua abbiamo 0, 1, 0, qua abbiamo 0, 1, 1. Questa è la rappresentazione di 0, 1, 2 e 3. Dopodiché il valore 4 lo scrivo come 1, 0, 0, qua ho 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Allora, io convenzionalmente dico, guarda, di questi che rappresentano tutti i numeri che posso scrivere, io prendo questi primi numeri qua, questo primo intervallo qua, e lo utilizzo per rappresentare i numeri positivi. Poi mi prendo queste altre configurazioni qui e le utilizzo per rappresentare i numeri negativi. Quindi allora che cosa avrò? Che è come se avessi preso questo intervallo e l'avessi spostato qua giù. Quindi la rappresentazione è uguale di un qualunque numero x, è uguale proprio a x se x è maggiore o uguale di 0, è uguale a 2 alla n meno x se x è minore di 0. In questo caso, poiché n vale 3, 2 al cubo è 8. Allora, se io voglio rappresentare il numero meno 1, qua è come se stessi dicendo 8 meno 1, ma 8 meno 1 fa 7. Quindi è come se avessi preso questo intervallo e me lo fossi spostato pari pari qua. Allora, questo numero 7 sarà la rappresentazione del numero meno 1, questo la rappresentazione del numero meno 2, quindi questo è meno 1, meno 2, meno 3, e quindi e qua c'ho meno 4, e quindi avrei che questo numero mi rappresenta meno 1, questo mi rappresenta meno 2, questo mi rappresenta meno 3, questo mi rappresenta meno 4. Allora è come se stessi dicendo io uso una parte di questi numeri per rappresentare i corrispondenti numeri negativi. E fin qua sembra una roba molto simile alla rappresentazione in segno e modulo. No,
perché è come se stessi dicendo, guarda, per caso tutti i numeri negativi sono tutti quelli che hanno su 3 bit il primo bit uguale a 1. I numeri positivi sono quelli che hanno il primo bit uguale a 0. I numeri negativi sono quelli che hanno il primo bit uguale a 1. Però la rappresentazione io l'ho fatta utilizzando questa regola. In pratica, ancora una volta sto dicendo, guarda che per rappresentare i numeri interi positivi e i numeri interi negativi, utilizzo alcune delle configurazioni del mio registro per rappresentare i numeri positivi. E guarda caso, queste configurazioni che uso rappresentano proprio la codifica in binario del numero. Quindi, per esempio, il numero 2 è 010, che è la codifica in binario su 3 bit. Ma i numeri negativi utilizzo alcune configurazioni del mio registro per rappresentare i numeri negativi, e questi numeri negativi sono rappresentati mediante questa regola qua, 2 alla n meno x. Quindi apparentemente fino ad ora è solo un modo diverso di codificare i valori. Cioè, scelgo di codificare i numeri interi positivi esattamente con la loro rappresentazione in binario, i numeri interi negativi mediante la rappresentazione 2 alla n meno x. È chiaro che questa rappresentazione, già fatta in questa maniera, ci dà delle proprietà, alcune proprietà interessanti. Per esempio, la rappresentazione di x è uguale alla rappresentazione di x più 2 alla n modulo 2 alla n. Quindi io posso comunque dire che con questa rappresentazione è come dire, i numeri positivi li rappresento esattamente in questa maniera, i numeri negativi li rappresento con i valori più grandi, scusatemi, con i valori più grandi del mio registro. Ancora una volta posso prendere il primo bit che rappresenta il numero e interpretarlo come segno, perché usando questa convenzione rapidamente posso dire che questi sono i valori positivi e che questi sono i valori negativi. Qual è l'intervallo dei numeri rappresentabili? L'intervallo dei numeri rappresentabili è asimmetrico, perché non ho la doppia rappresentazione dello 0. Quindi in questo caso andavo da meno 4 a più 3. In generale vado su n bit da meno 2 alla n meno 1 a più 2 alla n meno 1 meno 1. Quindi, per esempio, su 8 bit andrei da meno 128 a più 127. E questo ci risolve l'ambiguità dello 0, che viene rappresentato da un'unica stringa, che è quella con i valori tutti 0. Non ho la doppia rappresentazione dello 0 come nel caso precedente. Mentre la stringa 1 e tutti i zeri rappresenta il valore meno 1. Questo indipendentemente dalla rappresentazione, dalla dimensione n dei registri, il valore meno 1 è rappresentato dalla stringa con un 1 e tutti gli altri zeri. Perché? Che chiaramente, se questo è il valore meno 1, allora questo è 2 alla n meno 1, ma 2 alla n meno 1 è proprio il caratterizzato dalla stringa con un 1 e tutti gli altri zeri. Per esempio, in questo caso su 3 bit avrei che il valore su 3 bit quale sarebbe? 1, 0, 0 e 4, che è pari proprio al valore, no? Se io faccio 2 alla 4, 2 al cubo, che sarebbe 8, meno 1 mi viene 7.
e quindi rappresento il valore in, in quel modo lì, no? 7 è proprio il caratterizzato, cioè il primo bit uguale a 1 e gli altri. Allora, quindi dicevamo, in maniera intuitiva abbiamo visto le caratteristiche di questa rappresentazione, però l'obiettivo di partenza era quello di fare i calcoli in maniera più efficiente. Allora la domanda è: questo tipo di rappresentazione ci consente di fare i calcoli in maniera più efficiente? Allora, innanzitutto mi serve di capire se io riesco a fare in maniera efficiente il complemento alla base. Perché se io devo rappresentare il valore meno 3, devo fare rapidamente il complemento del valore 3. Allora, come si fa a fare il complemento alla base di un valore? Beh, è molto facile, basta tipicamente fare il complemento bit a bit e aggiungere il valore 1 per ottenere il complemento alla base del numero. Allora ragazzi, questa operazione perché è così importante? Dato che i valori negativi sono rappresentati mediante il complemento, a me serve poter realizzare a livello hardware il complemento di un numero. Allora, la circuiteria hardware che deve realizzare il complemento è fatta con un complementatore bit a bit, che rapidamente, dato un bit, mi dà il suo opposto, e poi l'operazione di sommare 1 a questo registro. Quindi l'operazione di complemento viene fatta in hardware in maniera molto efficace. Allora, abbiamo capito che il complemento di un numero è fatto in maniera efficiente. In realtà esiste anche un altro tipo di rappresentazione che si chiama per complemento alla base diminuita, che è uguale all'altra ma ha questa caratteristica qui. Questa rappresentazione fa sì che un numero, il complemento di un numero coincide con il complemento bit a bit di questo valore, però e gode di proprietà meno interessanti dal punto di vista della rapidità delle operazioni. Quindi tipicamente noi non utilizziamo il complemento diminuito, ma utilizziamo il complemento alla base. Allora, veniamo adesso al punto fondamentale: operazioni in complemento alla base. Ragazzi, sono state proposte varie rappresentazioni, anche il complemento diminuito è una rappresentazione interessante, che è quella che abbiamo visto un attimo fa. Il complemento diminuito ha la proprietà che il complemento si fa in maniera molto veloce, però è meno efficace nel fare le operazioni. Cerchiamo di capire perché, quali sono in buona sostanza i vantaggi della rappresentazione per complementi. Allora, il vantaggio è che le operazioni somma e differenza si realizzano eseguendo sempre delle somme. Allora, se io devo fare x più y, allora io, senza sapere nulla, prendo i bit che stanno messi nel registro x, prendo i bit che stanno messi nel registro y e li mando all'unità aritmetico logica, che è costituita da un circuito che si chiama full adder. Il full adder fa le operazioni in binario, ma se devo fare x meno y, io che faccio? Prendo i bit del registro x e li mando all'unità aritmetico logica, poi prendo i bit del registro y e ne faccio il complemento alla base, come con quel circuito che abbiamo visto prima, che mi fa il complemento bit a bit e mi somma 1. Quindi metto direttamente nel registro dell'unità aritmetico logica il valore meno y e ne faccio la somma.
quindi sto facendo la somma di x più meno y, cioè sto facendo questa operazione qua. Ma siamo sicuri che il risultato che ottengo è proprio quello che voglio? In realtà io quali operazioni sto facendo? Sto facendo x più meno y, ma meno y sarebbe b alla n meno y, il modulo. Cioè è come se stessi facendo x meno y più b alla n. Ma noi che abbiamo detto? Che i registri sono una classe di equivalenza modulo b alla n. Quindi questo b alla n trabocca, nel registro mi rimane x meno y. Allora è vero che per fare la sottrazione io posso fare x, la rappresentazione di x che coincide con x se x è positivo, con b alla n meno x se x è negativo, più la rappresentazione di meno y. Il risultato che ottengo è proprio la rappresentazione di questo risultato qui. Allora, qual è la potenza? Io, ma nell'unità aritmetico logica, non ci metto un circuito addizionatore e un circuito sottrattore, ci metto un unico circuito, che è il full adder, e poi c'ho un altro circuito hardware, che è il complementatore. Se devo fare le somme, faccio direttamente l'operazione di somma con i bit così come vengono nel mio registro. Se devo fare una differenza, allora faccio una somma dei bit del primo registro più i bit complementati del secondo registro. Il risultato che ottengo coincide con l'operazione che sto facendo. Ragazzi, è chiaro che se guardiamo tutti i casi possibili, supponiamo che x è positivo e y è negativo. Allora, se x è maggiore di 0 e y è maggiore di 0, la somma è banalmente quella che è, la differenza, faccio la somma di questo con il complemento dell'altro. Supponiamo adesso che x sia minore di 0 e y sia maggiore di 0. Io sto facendo x più y. Allora, perché è una somma? Io prendo i bit pari pari come stanno nel registro e li copio. Ma se questo è un numero negativo, qui è scritto b alla n meno x più y. Che sto facendo? Y meno x più b alla n. Questo trabocca e mi rimane la differenza del registro. Cioè, se sto facendo un'operazione di somma, faccio sempre il risultato giusto indipendentemente dal segno degli addendi. La stessa cosa vale se faccio una sottrazione. Allora, abbiamo capito che il mio circuito, la mia unità aritmetico logica ha il full adder e il complementatore, e questo mi consente di fare le addizioni o le sottrazioni semplicemente facendo l'addizione del primo per il complemento del secondo. E se devo fare un'operazione di moltiplicazione, che faccio? Faccio la moltiplicazione come una somma di addizioni. Devo fare 3 per 7, faccio 3 più 3 più 3, 7 volte. Allora, le moltiplicazioni si fanno come somma di addizioni e uso sempre il full adder. Le divisioni si fanno come somma di sottrazioni, ma le sottrazioni si fanno come addizione del numero col complemento dell'altro, e quindi anche la divisione viene fatta con l'unico full adder. Ragazzi, questa pensata ha fatto sì che le operazioni aritmetiche si possono fare direttamente sulle rappresentazioni, e il mio circuito hardware ha un unico componente che è il full adder, più un circuito che mi fa il complemento alla base del numero. L'unità aritmetico logica è diventata una struttura estremamente efficiente.
che succede se quello che otteniamo è un numero al di fuori dell'intervallo di rappresentazione, cioè che succede se ottengo un overflow. Ragazzi, se mi date ancora qualche minuto, io finisco un po' prima, non abbiamo fatto intervallo, finisco un po' prima, però cerchiamo di completare questa parte in modo che poi domani ci vediamo la rappresentazione dei numeri reali. Allora, ragioniamo sul concetto di overflow. Che cosa succede quando, facendo queste operazioni, io ottengo un risultato più grande? Beh, abbiamo visto prima che nel caso dei numeri positivi il risultato mi produceva un traboccamento di un bit. Ma il problema qual è? Il problema è che io me ne debba accorgere. Vi invito a provare a fare un ciclo nel quale prendete un valore, fate un programma nel quale fate un ciclo e lo fate girare un miliardo di volte, e in questo ciclo aggiungete sempre uno al valore x e ve lo fate stampare. Allora quello fa 0, 1, 2, 3, arriva fino al valore un miliardo e passa, che è l'estremo su quel numero massimo rappresentato. Ma quando siete arrivati al massimo e sommate ancora uno, che succede? Che diventa negativo. Cioè io sto sommando due numeri positivi e è venuto fuori un numero negativo. Allora il problema è: quando succede un overflow io me ne devo accorgere, e per potermene accorgere c'è bisogno che la circuiteria della mia unità aritmetico-logica si segni da qualche parte che è successo un impiccio. Questo qualche parte che cosa può essere? Avete visto che nell'unità, all'interno del processore, se mi devo segnalare l'occorrenza di un evento, questo dove viene segnato? I famosi flag di macchina. Vi ricordate? Abbiamo visto che c'era il flag positive, il flag 0. Mo ci saranno due flag ulteriori che si chiamano carry e overflow. Carry vuol dire riporto, overflow vuol dire che si è verificato un traboccamento del numero del risultato al di là dello spazio rappresentabile. Quindi il processore, l'unità aritmetico-logica, se ne accorge se è successo un overflow e me lo segnala dando l'indicazione in un apposito bit. Allora proviamo a ragionare e a vedere che succede quando si verifica un overflow. Allora, qui abbiamo più 4 più 2 che fa più 6, più 4 meno 2 che fa più 2. Allora, notate che quando sommiamo due numeri positivi, poiché il primo bit è 0, se non c'è un overflow, cioè se i numeri sono tali che il risultato è all'interno della rappresentazione, quello che trabocca è uno 0. Quando sommiamo un positivo e un negativo, quello che succede è che, essendo quest'ultimo bit un bit 1, se c'è un riporto da questa parte possa avere un riporto in uscita. Allora, la prima cosa che ci chiediamo è questa: ma quando può verificarsi un overflow? Se io sto sommando un numero positivo e un numero negativo, può mai verificarsi un overflow? Non può succedere mai. Se io prendo il più grande positivo e gli sottraggo anche il più piccolo negativo, comunque rimango nel mio intervallo di rappresentazione. Quindi, quando è che si verifica l'overflow? L'overflow si verifica o quando sto sommando due positivi o quando sto sommando due negativi, perché vuol dire che il risultato che ottengo è un numero negativo troppo piccolo
o il risultato che ottengo è un numero positivo troppo grande. Quindi una prima cosa che io potrei fare per capire se c'è stato overflow, vado a guardare il segno. Ah, poi un'altra cosa volevo dirvi: quando io sommo due numeri positivi, il risultato è c'è overflow, il risultato come verrà? Sarà un numero negativo o un numero positivo? Allora, per rispondere a questa domanda, ricordatevi la rappresentazione. Che cosa abbiamo detto? È come se io prendessi questo intervallo di numeri positivi e negativi, qua è 0, questa è 2 alla n meno 1 e qua ho 2 alla n, 2 alla n meno 1. Quindi è come se avessi preso, questi li rappresento tale e quale, questo intervallo qui lo rappresento con i valori che stanno qui. Allora, qual è il numero positivo più grande che posso rappresentare? Questo sarà 2 alla n meno 1 meno 1. Ma se anche io sto sommando i numeri positivi più grandi, avrò 2 alla n meno 1 meno 1 più 2 alla n meno 1 meno 1, comunque non eccedo il valore 2 alla n meno 1. Quindi, per quanto io possa sommare 7 più 7 14, non arriverò mai a fare il valore 16 che si rappresenta di nuovo con lo 0 davanti. Quindi c'è poco da fare, se io sto sommando due numeri positivi il risultato mi cade sempre in questa parte qui, ma questa parte qui è la rappresentazione dei numeri negativi. E la stessa cosa faccio se io sto sommando due numeri negativi, il risultato mi finisce qua, ma questo risultato per la periodicità di questa rappresentazione rappresenta ancora. Allora è chiaro che quando io rappresento, quando io faccio le operazioni sommo di due positivi o due negativi, se non c'è overflow il risultato che ottengo è ancora un risultato positivo. Ma se sommando due positivi, cioè overflow, cado in questa parte della rappresentazione che rappresenta il numero negativo. Quindi sommando due numeri positivi ottengo un numero negativo, sommando due numeri negativi ottengo un numero positivo. Quindi se io semplicemente andassi a guardare il segno del risultato, mi potrei rendere conto se c'è stato o meno overflow. Guardo questo, guardo questo, ho sommato due negativi, mi è uscito un numero positivo, ho sommato due positivi, mi è uscito un numero negativo. Allora ho capito che si è verificata una condizione di overflow. In realtà l'unità aritmetico-logica non fa questo calcolo qui, si potrebbe anche realizzare con un comparatore che compara questi bit con i bit del risultato e verifica se sono diversi, ma in realtà quello che viene fatto è studiare il riporto entrante e il riporto uscente sull'ultima cifra. Allora, vediamo un caso in cui c'è overflow. Allora, io faccio 1 più 0, 1, 0 più 0, 0, 1 più 1 fa 1, 0, scrivo 0 e porto 1, 0 più 0 fa 0, più 1 di riporto fa 1. Allora, che cosa è successo? Che il riporto entrante su quest'ultima cifra è 1, il riporto uscente su quest'ultima cifra è 0. Quando il riporto entrante sull'ultima cifra non è uguale al riporto uscente, si è verificato un overflow. Guardate questo caso qua. Allora, io qua ho 0 più 1 fa 1, 1 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1,
0 più 1 fa 1, 1 più 1 fa 1, 0. Scrivo 0 e porto 1. Quindi qua c'è un riporto entrante di 0 e un riporto uscente di 1. Allora, l'unità aritmetico logica va a fare, dato che il full adder ogni volta che fa la somma bit a bit, cioè il riporto entrante e il riporto uscente, confronta i due bit di riporto sull'ultima cifra. Se sono uguali e c'è un riporto in uscita, viene segnato nel carry. Questo bit viene segnato nel bit di carry. Quando si verifica questa condizione, invece, viene segnato un riporto uscente nel bit di carry, ma viene segnato anche il bit, che è il flag di overflow, perché il riporto entrante e il riporto uscente sull'ultimo ciclo sono diversi e quindi si è verificato un overflow. Ragazzi, è chiaro quello che vi sto dicendo? Vi ricordate, questo l'abbiamo anche visto, perché mi conservo questo riporto in uscita? Qua non c'è overflow, ma perché mi segno che qua c'è stato un 1 in uscita? La domanda è: perché nell'unità aritmetico logica abbiamo capito che il bit di overflow me lo segno, perché questo vuol dire che c'è stato un errore, e quindi l'unità aritmetico logica segnala al processore: guarda, c'è stato un errore, e me lo segno in un flag di overflow. Ma perché l'unità aritmetico logica si segna pure che qua c'è stato un carry in uscita? C'è stato un riporto in uscita in un conto che non ha prodotto overflow, perché questa era 4 meno 2, il risultato è venuto 2. Perché mi sono conservato pure questo? Questo ne abbiamo parlato un po' di tempo fa e abbiamo ragionato sul fatto che se io ho un processore come, voi siete ovviamente giovanissimi e non vi potete ricordare, ma quando sono usciti i primi calcolatori, Commodore 64, l'Apple 2, stiamo parlando di fine anni 70, inizi anni 80, questi calcolatori avevano un'unità aritmetico logica con i registri a 8 bit, il che poteva voler dire che io potevo fare operazioni tra valori a 8 bit, quindi al più potevo fare operazioni con numeri interi compresi tra 0 e 255 o da meno 128 e più 127. Ma anche un calcolatore così semplice poteva mai funzionare con numeretti così piccoli? Se dovevo fare la somma, io ci lavoravo in linguaggio macchina e facevo questi giochetti, se dovevo fare l'operazione su un numero a 32 bit avendo registri del processore a 8 bit, come si faceva? Si faceva la somma sulle parti basse senza considerare il bit di carry, e poi si sommavano le parti alte considerando il bit di carry. Ragazzi, se io ho un numero a 32 bit e voglio fare la somma da due numeri a 32 bit ottenendo un risultato a 32 bit, io in linguaggio macchina prendevo questi bit qua, li mandavo all'unità aritmetico logica e mi faceva la somma e ottenevo questi bit qua. Ma se per caso sull'ultimo bit c'era un riporto in uscita, questo riporto in uscita dovevo considerarlo sommando gli altri pezzi. Allora, il riporto in uscita è indicato nel flag di carry. Quando si fanno le operazioni per lavorare, per fare un'operazione aritmetica a 32 bit avendo un processore con registri a 8 bit, io faccio
sulla parte bassa l'operazione di somma senza carry. L'eventuale riporto uscente sull'ultimo minimale del flag di carry. Sommo le altre due parti aggiungendo questo bit di carry alle mie due cifre. Ottengo l'altro risultato, questo mi può portare un altro carry e così via. Quindi io posso realizzare operazioni aritmetica più ampia, avendo registri di dimensioni ridotte, facendo separatamente le operazioni sulle varie parti del mio registro. La prima operazione si fa senza carry, tutte le altre si fanno considerando il bit di carry. Ecco perché nell'unità aritmetico-logica noi ci conserviamo sempre il bit di carry e il bit di overflow nel caso questo si verifichi. Vabbè. Riassumendo, abbiamo capito che la rappresentazione per complemento rispetto alla rappresentazione in segno e modulo ci ha permesso di risolvere tutti quei problemi che ci eravamo posti. Cioè, io non devo andare a studiare il segno del numero per capire se è un'operazione di addizione o di sottrazione. Faccio tutte addizioni, se devo fare una sottrazione faccio semplicemente prendo il sottraendo così com'è, prendo il sottrattore, ne faccio il complemento e faccio la somma tra questi due registri. Il risultato, abbiamo detto, che corrisponde sempre alla rappresentazione del risultato di questa operazione. Quindi la rappresentazione per complementi, godendo di questa proprietà fondamentale, ci permette di fare le operazioni aritmetiche in maniera estremamente veloce e rende la circuiteria hardware molto semplice. Ragazzi, questo è il motivo per il quale nel calcolatore noi abbiamo la ALU che ha come unico componente il full adder. Magari domani vi faccio vedere uno schemino del full adder, è veramente molto semplice. Il full adder fa le operazioni di somma bit a bit e produce come risultato un carry o un overflow a seconda del caso. Con questa circuiteria così semplice io faccio tutte e quattro le operazioni su numeri interi. Le operazioni su numeri reali, vedremo domani, sono più complicate e richiedono un'altra circuiteria e delle operazioni quindi più complicate. Adesso capite perché quando abbiamo fatto il calcolo della media ci è convenuto, se devo fare la media di un insieme di numeri interi, mi conviene fare tutte le operazioni in aritmetica degli interi, solo la divisione la vado a fare in aritmetica per complementi, che chiamo un'altra circuiteria. Ma io avrei anche potuto dire la variabile S che uso per sommare i risultati me la faccio come un numero reale. Ma questo che cosa avrebbe comportato? Che tutte le operazioni di somma che io faccio su numeri interi che arrivano, invece di chiamare l'unità aritmetico-logica così semplice fatta con il full adder, avrebbe comportato di richiamare l'unità per l'aritmetica in virgola mobile. Questi si chiamano floating point units. Queste unità ce ne possono essere più di una all'interno del processore e queste unità fanno le operazioni in maniera più complessa. Quindi se io posso, faccio tutte le operazioni in aritmetica degli interi perché sono molto più veloci. Quando non ne posso fare a meno, uso ovviamente la rappresentazione dei numeri reali e faccio le operazioni più complesse, e domani vi farò vedere come si rappresentano i numeri reali e soprattutto come si fanno le operazioni. Vi renderete conto che è molto molto più complesso rispetto a quello che vi ho raccontato oggi per quanto riguarda i numeri interi. Va bene ragazzi, mi fermo qua.